È iniziata qui a Pontebugionese, dove poi verranno giocate le partite casalinghe, la preparazione dell'Orza Rent Nico Basket proprio da questa stagione pontebugianese. Campionato di Serie A2, un campionato difficile, il primo anno per la società, il primo anno per molte di queste ragazze. La guida c'è un tecnico però navigato, un tecnico che conosce molto bene il mondo femminile, che è Stefano Tommei. L'obiettivo base è quello della salvezza, ci mancherebbe, sarà difficile, 16 squadre nel girone sud, 3 retrocessioni, però la formazione della provincia ci prova e noi gli facciamo tanti in bocca al lupo. Andiamo a sentire alcuni dei protagonisti della stagione che verrà. Si parte a Palermo contro una delle favorite nell'ultimo weekend di settembre. Presidente, sta per iniziare una nuova avventura, Serie A2. Sì, è una cosa che abbiamo voluto da quando siamo nati, che si è sempre cercato di arrivare alla massima, non è la massima serie, ma per noi penso che sia la massima serie. Ci siamo riusciti, è stata una bella soddisfazione dopo un anno non tanto facile e ci siamo arrivati e speriamo, l'intento è di rimanerci per un po'. Che squadra avete fatto? Intanto siete partiti dal nuovo tecnico che, insomma, l'abbiamo visto entusiasta e poi ha una grandissima esperienza oltre ad aver fatto grandi cose nel femminile. Sì, con Stefano c'è tanto tempo che ci rincorriamo, diciamo, non abbiamo mai trovato il punto d'incontro e quest'anno ci siamo riparlati, abbiamo deciso di provarci. La prima nostra grande scelta è stata proprio di prendere Stefano, perché ci può dare tanto, ha tanta esperienza e ci può aiutare a salvarsi, che tanto noi cerchiamo di salvarsi e rimanere nella serie, ecco. E da lì poi è partita la costruzione della squadra, insomma, molte ragazze giovani, ho visto qualcuna esperta. Sì, abbiamo confermato in blocco la squadra dell'anno scorso, quelle che non sono state confermate perché hanno deciso loro di smettere. E poi abbiamo preso due innesti, abbiamo preso Giulia Sorrentino dal Cus Cagliari, che è una ragazza giovane del 98 che ci può dare una grossa mano, e poi abbiamo la straniera che è Natasa Tomasovic, che anche lei viene dal Cus Cagliari, e cerchiamo di riprenderla un po' perché ha avuto un infortunio abbastanza importante l'anno scorso e vediamo di recuperarla per almeno dopo le 3-4 partite iniziali. Girone e campionato impegnativo non solo per la forza probabilmente delle squadre, ma anche a livello logistico, perché vi toccano le due isole. Sì, ci hanno messo nel girone sud, dove abbiamo una trasferta in Sicilia, due trasferte in Sardegna, quindi sarà molto dura sia a livello logistico anche a livello tecnico, visto che quest'anno è il primo anno che ne retrocedono tre, quindi sarà molto dura. Squadra giocherà qui a Pontebugianese, al Palasport di Pontebugianese, ha cambiato anche la denominazione. Abbiamo iniziato a Massecozzile, però a Massecozzile il campo non è regolamentare. Poi ci siamo spostati a Montecatini e poi da Montecatini siamo venuti qui al Pontebugianese, che diciamo è l'unico comune che ha creduto in quello che noi stavamo facendo. Avete anche un settore giovanile, o meglio, state creando un settore giovanile con varie sinergie, questo è importante per la zona, per le ragazze. Sono riuscito, diciamo, a mettere insieme la PFM Montecatini e il Massecozzile Basket Femminile. Abbiamo raggiunto un accordo con Simona Maltagliati e con Claudia Cintolesi e quindi quest'anno che inizia adesso faremo tutto il settore giovanile insieme. Da decidere adesso, ma se come Nico o come una società satellite, quello poi lo vediamo. Senti, al di là del risultato, e l'obiettivo lo hai detto, è quello della salvezza, a fine stagione saresti contento? Noi siamo contenti, siamo già contenti di farci conoscere in Italia, perché si va a giocare sul territorio nazionale, poi dopo vediamo che viene, no? Noi siamo contenti così, cerchiamo di salvarsi, e questo è il nostro obiettivo. Iniziata da poco la preparazione, che cosa puoi dirci di questa squadra? Diciamo che sono contento, francamente, perché è una squadra che recepisce e segue e ha voglia, tanta voglia di lavorare. Per ora tutto bene. Col gruppo di ragazze, con queste ragazze, che pensi, come pensi di giocare? Hai in mente qualcosa? Sai, queste ragazze l'anno scorso hanno compiuto insieme allo staff un capolavoro, insieme alla società proprio. Hanno fatto una promozione incredibile, ora c'è da superare questo step della promozione. E bisogna vedere effettivamente l'unica anomalia, che però non è un'anomalia, è che 5-6 giocatrici della nostra squadra lavorano, chiaramente non possono fare la doppia seduta d'allenamento ed è normale, dovrebbe essere così, io quello che penso io, in tutte le altre squadre d'Italia, mentre invece sai, se qualche squadra ha 10 professioniste e qualche squadra non ce l'hanno,
c'è una differenza chiaramente in allenamento, sì che bisognerà un po' vedere come riescono loro a superare questo step che abbiamo fatto rispetto all'anno scorso di categoria, e che però per ora va tutto a gonfie vele. A livello com'è? Ci si può stare in Serie A? Ma il livello ti dico non lo so, io l'ultima volta che ho fatto la 2 era il 1988. C'era la lira. C'era la lira, poche anche a quei tempi, però c'era la lira e ero a Bari e sì, ora il livello non ho idea, però dico che il livello di queste ragazze è veramente a livello di concentrazione altissimo, di voglia di fare altissima. Di impegno è altissimo, che più di così non si potrebbe chiedere. Anche organico, come dicevi, praticamente al completo, resta ancora dubbio delle condizioni fisiche della straniera che sta rientrando da un brutto infortunio. Sì, la straniera ha avuto un infortunio lo scorso marzo, e una giocatrice molto brava che però ancora non è al 100%. Bisognerà valutare insieme allo staff, chiaramente medico, per quanto ne può avere. Speriamo che possa essere dei nostri prima possibile, perché una straniera chiaramente non si può regalare a nessuna squadra italiana. Anche perché il regolamento alla mano, mi dicevi, c'è una sola possibilità di errore, si può fare solo un cambio con una straniera. Sì, se sbagli una straniera ne puoi prendere solo al posto suo, puoi prendere soltanto un'altra. Poi se sbagli anche la seconda, ciao, te la giochi con le altre. Però sono veramente soddisfattissimo del gruppo delle italiane, perché fino ad oggi abbiamo lavorato senza di lei, perché lei è arrivata proprio stamattina per il primo allenamento. Abbiamo fatto già la scorsa settimana senza di lei e non avvertivamo veramente la mancanza di una straniera. Certo che avvertivamo mancanza di centimetri, quello sì, perché siamo una squadra volenterosa ma un pochino piccola, e lei qualche centimetro ce lo dà. Programma per arrivare all'inizio della stagione? Sì, avremo un paio di amichevoli, ora giochiamo la prossima settimana martedì 4 a Empoli contro la formazione che è salita in A1 quest'anno e non è promossa come noi, e poi faremo un amichevole invece con una squadra di categoria inferiore la settimana dopo con Firenze, e poi lavoriamo solo da noi e cerchiamo di recuperare bene la straniera e di cercare di inserirla in organico quantomeno per portarla in panchina per la prima di campionato, anche se la vedo abbastanza difficile questa cosa qui. 29 settembre saremo a Palermo contro la squadra super favorita di questa competizione e cerchiamo di far bene. La cabala dice che io ho iniziato a allenare la femminile nel 1980, la mia prima partita è stata a Palermo. Come finì? Questo non lo dico perché tanto è passato un po' di tempo, però la mia prima partita è stata a Palermo e poi sono passati qualche anno e si ricomincia da Palermo. Sono arrivata a inizio anno, però avevo un infortunio grave, ho avuto un intervento al crociato, il secondo in 2 anni, e quindi dovevo recuperare per benino. E grazie all'aiuto del preparatore atletico, dei fisioterapisti e della squadra sono riuscita a rimettermi in sesto e gli ho dato una mano da gennaio. Ecco, da metà stagione quando sei arrivata praticamente la squadra non ha praticamente più perso. Sì, diciamo, non è un caso. Sì, diciamo che io le ho aiutate anche perché mancava proprio il mio ruolo, quindi gli mancava un 5 e avendo giocato in quel ruolo tanti anni comunque gli ho dato una grande mano. Senti, hai avuto anche esperienze azzurre? Sì, sono stata in nazionale, sono stata anche in squadre come Lucca, Umbertide di categoria superiore e ho fatto le mie esperienze. E ora hai accettato di rimanere qui in Serie A2, quali sono i tuoi presupposti per la prossima stagione, quelli della squadra, come vedi le tue compagne? Allora, io non mi voglio sbilanciare perché sono un po' scaramantica, però penso che sarà un'ottima annata perché ho tanta fiducia nelle mie compagne che ho conosciuto la maggior parte l'anno scorso, e nonostante sono ragazzi che non hanno tantissima esperienza però hanno tanta voglia di fare, e anche le giovani secondo me faranno tanti miglioramenti anche loro, e la squadra insieme, mettendoci tutti insieme come un puzzle, e l'allenatore in cui abbiamo tanta fiducia e tutti gli altri allenatori, il secondo, il terzo, Lorenzo, Luca,
insieme all'aiuto insomma dello staff tecnico, secondo me si possono fare grandi cose. Dico solo grandi cose e basta. Per te cosa vedi all'orizzonte ancora nel campo cestistico? Vorresti tornare in A1? Non lo so, diciamo che sono decisioni un po' particolari perché a questa età, io ho 29 anni, sto pensando anche al mio futuro al di là della pallacanestro. Però naturalmente la pallacanestro ha fatto parte della mia vita fino adesso e farà parte della mia vita ancora per molto, spero. Quindi non lo so, vediamo. Bocca al lupo. Crepi. Capitano di una squadra di Serie A2 per la prima volta nella storia della società. Tanto anche della mia vita. Anche della tua vita. Che cosa, che emozioni provi per ora? È un'emozione grandissima, per il semplice fatto perché veramente sono una delle più giovani, però sono l'unica che c'è sempre stata fin dall'inizio. E l'anno scorso non sapevamo bene chi fare, ho avuto il sostegno di tutta la squadra, quindi sono contenta di proseguire anche l'anno prossimo in una categoria più alta. Quindi te hai visto crescere questa società, questa squadra, ora in A2, tra l'altro girone avrete trasferte in Sicilia e Sardegna. Sì, quello ci hanno messo nel girone sud, lotteremo con i denti e con le unghie, come si dice da me, e proveremo a fare qualcosa di buono. Le basi ci sono, perché comunque siamo un buon gruppo, che è fondamentale, sia dentro che fuori dal campo anche. Abbiamo preso un allenatore di grandissima esperienza che ci può dare una mano molta, quindi vediamo cosa possiamo fare, ma possiamo fare qualcosa di buono. Senti, sei giovanissima, ma sei capitano, come si diceva prima, quindi devi spronare anche la squadra. Sì, ma diciamo che caratteristiche di leader da quando sono piccola le ho sempre avute, su quello diciamo che l'età non mi toglie niente da quel punto di vista lì, è proprio il mio punto forte, riuscire a dar mordente alla squadra, sono la prima che dà un urlo, la pacca sulla spalla, per quello non ci sono problemi. Che stagione ti aspetti per te personalmente e per la squadra e la società? Allora, per la squadra e la società una stagione un po' in crescendo, perché comunque, ripeto, non essendo tutte di questa categoria, possiamo andare aumentando tecnicamente e tatticamente la coesione della squadra, andare in crescendo. E dal punto di vista singolo, una crescita personale, appunto grazie a Stefano sicuramente, che mi può aiutare molto perché ho molte carenze dal punto di vista tecnico, ma sono sicura che lavorando mattina e sera, che è il primo anno che ci alleniamo mattina e pomeriggio, possa migliorare molto per me e per loro e per tutta la squadra, ecco. Sogno nel cassetto ce l'hai? Si può aprire questo cassetto? Nel cassetto è giocare in A1, ma è già tanto se sono in A2, vediamo come va a finire. Ma non quest'anno, però magari far qualche punto in più del solito, dare più apporto, che io dal punto di vista dei punti non sono mai stata una realizzatrice, però crescendo, come ho detto grazie a Stefano, posso dare più apporto alla squadra, ecco.